Eccolo lì, White Wolf, il mio acerrimo nemico, il re dei rubi scarlatti dell'est. La sua mania di grandezza è tale che non mi degna neanche di uno sguardo. Brutto bastardo del cazzo, notami almeno una volta, io ti ho sempre amato! Salve gente, io sono Reaper Pognax, che è il primo vero e proprio episodio del nostro let's play di Minecraft. Non ho il control per zoomare, quando esce Optifine. Sì, ok, basta piangere sul latte mangiato e adesso cominciamo l'avventura più fantastica del mondo. A quanto pare siamo nella Mega Taiga, la mega evoluzione di Taiga. Taiga è il Pokémon più raro esistente sul mondo di Minecraft e anche l'unico. A meno che non si installino mod, tipo, vabbè, fa nulla, ma comunque apriamo questa fantastica cesta che ci lascia qui intorno delle torce luminescenti a forma di torce luminescenti. Ok, basta. Prendiamo un po' di tutto quello che c'è. Abbiamo un piccone di stone che potrebbe esserci utile per scavare. Cos'è questa cosa? È troppo grande, non va bene. All'inizio deve essere un posto calmo, con dei fiorellini, qualche coniglio che salta, e poi si va a minare come dei porchetti volanti. Non adesso, non adesso. Quella lì è lava. No, davvero, Reaper Pony, sei bravo a inventarti le cose. Si sa che quella è lava, non lava. Bastardo. Oh, la cesta. Mi stavo scordando la cosa più importante di questo posto. Mio Dio, questo lupo mi ha fatto paura. Ah, che cazzo ti guardi? Bastardo. Allora, prendiamo la cesta e rompiamo un po' di legno, anche se ce n'abbiamo un po'. Però due pezzi così non servono a nulla, quindi è meglio prenderne altro. Perché sembra che l'ascia di legno non faccia praticamente nulla a questi piccoli alberelli? Non ne ho idea. Dovrò usare il mio potere del super velociriptor. La versione me del velociraptor, velociripa. L'avete mai visti? Quei lupi alti con le zanne che fanno con le zampette davanti corte, sempre pelose, pucciose e morbide, con la faccia tipo da lupetto smarrito, ma tipo che corrono e rompono il legno in un modo estremamente veloce, tipo così. Tipo così, ma senza perdere il fiato. Cioè, io adesso sono un loro parente lontano, ma non riesco a essere forte come loro. Ogni tanto riesco a trasmutarmi in un velociriptor. Rippa, un velociriptor, dipende un po' da quel vostro accento e il dialetto che avete. Però vabbè. Allora, quella lì è un extreme hill. No, non è vero. Sì, può darsi. È una montagna gigante con delle nuvole che gli passano attraverso. No, sono sopra, non sono attraverso. Ragazzi, tipo, una volta ho aperto un mondo della 1.8 solo per vedere le novità, tipo queste cose fantastiche. E nulla, tipo, sono spawnato in una montagna che era alta 7,5 km. Cioè, all'inizio sembrava corta, ma poi era una montagna gigante. Cioè, vedevi le nuvole che gli passavano dentro, le nuvole dicevano: oh mio Dio, sto passando dentro! E sparivano nella montagna e non uscivano più. Mio Dio. Ah, nella Mega Taiga si possono trovare anche delle piccole rovine, che secondo me avrebbero dovuto farle molto più belle, magari tipo a forma di casetta rovinata e cose del genere, perché se te vedi un pezzo di roccia tutto ammuschito, no, non è bello. A meno che non volessero fare davvero dei pezzi di roccia pieni di muffa. Forse mi sto sbagliando io, forse il concetto di rovine non è rovina, ma quello è un creeper. Buongiorno, come va la giornata? È caduto in un fottuto fosso. Meno male, perché io ti voglio bene e non voglio incontrarti. Sì, sono dei paradossi questi, nel senso, non è un paradosso, vero? Non è un paradosso. Ah sì, dobbiamo mettere la difficoltà ovviamente su hard, loccato su hard per sempre, perché siamo masochisti. E adesso andiamo un po' all'esplorazione e vedere dove possiamo vivere. Questa terra qua non è terra normale, ma è terra morta, la coarse dirt. In pratica qui sopra la coarse dirt non ci può crescere erba. Secondo me non è una cosa bella, perché se non ci può crescere erba vuol dire che rimane terra di merda. Potevano fare, che ne so, un pezzo di terra, like permafrost. Permafrost vuol dire terra ghiacciata, la parte
superiore della Terra è ghiacciata, e quella è permafrost. E sarebbe stato un po' più bello, che ne so, sul colore bianco più verdino, tipo un verde chiarissimo, così da farlo sembrare più carino. Però no, no, loro non ci pensano, perché quando creano Minecraft fanno i buchini e i pesciolini. Dove dobbiamo andare adesso? Non lo so, andiamo a esplorare verso di là, tipo facciamo un viaggio e vediamo cosa c'è lì in fondo. Mio Dio, gli alberi sono altissimi. Durante il viaggio verso la scoperta di nuovi mondi, il nostro eroe, Reaper Pony, è rimasto stupito dall'innumerevole quantità di cose che non conosceva del mondo esterno. Foglie! Alberelli! Un gatto! Zozzeria! Sei una pecorella che è... Adesso morirà, puttana di merda, vaffaculo! Canne da zucchero, sono apparentemente inutili, ma ci si possono fare libri. Che si fottano i libri. Allora, andiamo da un'altra parte! La notte nella Mega Taiga è più difficile di quanto pensassi. Ci sono creeper, zombie... No, non è Mega Taiga quella? Oh mio Dio, ho trovato un posto nuovo dove vivere. Vieni qua. Ok, ok, siamo finalmente... Ciao Creeper, no, no, non venire qui, no, non devi darmi il benvenuto, non ti preoccupare. Non mi offendo, ciao, che cosa mi ha sparato? Non ne ho idea. Quello che conta è che non ci sia più, vero? Che non ci sei più? Non c'è più. Ok, c'è un fiume che divide a quanto pare la Mega Taiga da tutto il resto dell'universo. E lì in fondo cosa c'è? Altre canne da zucchero che non prenderemo, anche se ne ho prese due. Ma ne ho prese due solo per farci un libro, leggerlo e bruciarlo. Perché dopo averlo letto lo devo bruciare? Perché ho un libro di istruzioni su come accendere un fuoco. Ah! No, non sono simpatico. Allora, lì ci sono delle zucche che prenderemo, perché le zucche sono molto importanti, perché sono simpatiche e verdi. E ci sono dei lupetti. E i lupetti vicino alle zucche portano fortuna. Di solito. Di solito. Ok, ho pure del raw mutton che mangerò. Ciao maiali, come state? Eh? È tanto che non ci si vede, vero? E loro... No, scappate. Scappate! Perché non ho... Zombie. Ho capito che vi piacciono gli umani, eccetera, eccetera. Ma anche i maiali hanno carne. Anche loro sono commestibili. Anche loro possono essere mangiati e squartati a vostro piacimento. Perché seguite sempre me? Perché seguite sempre me? Io ho sempre voluto bene. Non vi ho mai detto nulla di male. Vi ho mai insultati. Vi ho mai detto che siete degli zombie di merda. Sì, magari l'ho detto, ma era per scherzo. Mamma mia, ma loro non capiscono che io con la violenza esprimo il mio affetto verso di loro. Ma perché? Non lo voglio capire. Eppure, sono così intelligenti. Va bene, tu vai via dalle mie zucche. Questo è il mio campo di zucche, il mio campo segreto di zucche. Nessuno può raggiungere il mio campo segreto di zucche. Neanche tu puoi farlo, neanche tu puoi farlo, neanche tu puoi farlo. E a chi tu vuoi farlo? Perché non mi ascolti? Vattene finché sei in tempo. Vattene, fuggi! Perché cazzo stai fermo? Vieni verso di me, se no non ti colpisco. Ok, basta. Allora prendiamo le nostre zucchine. Zuccone più grande. Con le falle. Crescono su Minecraft, ovviamente, le zucche con le facce già formate, no? Perché è una cosa molto creepy, però va bene. Mi ricordo ancora i vecchi tempi dell'Halloween update, che era nel 2012, nel 2011, non ricordo. Cioè, il mio primo vero e proprio update di Minecraft. Cioè, neanche sapevo esistessero i fottuti update una volta. Già, è stato un giorno fantastico. Mi ricordo che hanno messo le zucche, un quadro nuovo a forma di teschio con qualcosa infilato dentro. E mi ricordo solo questo, però fa nulla, fa nulla. Allora, non sembra un posto davvero tanto brutto, anche se è pieno di mostri e cose malvagie. Cosa sono queste rose? Papaveri, cani, gatti, cipolle? Non ne ho idea. Lì in fondo c'è un qualcosa. Allora, questa è la diorite, la diorite. Oh, oh, oh! Diorite, salvami! Salvami! No! Mezzo cuore, 40! Ah, vaffanculo! Brucia, plebeo! Ah, no, i creeper non bruciano, merda! Eccoti! Ah, sono 3 ore che cerco sto posto! Che culo! Ho ammazzato pecore a mani nude per poter sopravvivere. Voi non potete capire che dolore. Ok, basta. Allora, sta piovendo e non va bene, perché io la pioggia la odio a morte. Però fa nulla, adesso ammazzeremo questo fantastico bel maialino con la bastoncino che ci ha regalato zio Francesco. Dai, ok, bravo.
E vediamo un posto dove abitare, perché non va bene, io voglio abitare da qualche parte. Schiatta, schiatta, schiatta. Ecco qui, bravo. Allora, mangiamoci un po' la carne di questo pork chops. Ok, qui non c'è nulla a quanto pare. Io direi di andare verso di là e vedere cosa c'è lì in fondo, perché è più bello. Ok ragazzi, dopo un viaggio durato secoli, no veramente, ci sono messo davvero tanto a Iorio fin qui, ma ho trovato questo posto che sembra davvero molto figherrimo, tranne per il fatto che è una fottuta foresta di birch, e io le birch le odio, cioè sono la cosa più orribile esistente su Minecraft. Cioè una volta erano fighissime. No, ok, devo levare sto coso, sennò mi prendi i colpi. Oh, carietta, quanto sei bello. Mamma, oddio, ha allargato le orecchie, quanto sei carino. Adesso muori nella lava, puttanella, vai. Sì, sono molto orribile, sono una persona orribile, lo so, non è colpa mia se sono nato così. Allora, questo qui è un posto davvero molto simpatico, specialmente perché lì c'è tipo una grotta che porta fuori, ci sono delle cose molto alte, quindi posso fare cose che lei non ne ho idea. Dovrò disboscare le birch e piantarci alberi normali, però questo si potrà fare più avanti. E niente, c'è un laghetto, c'è acqua, c'è lava, c'è tutto quello che si può avere. E lì in fondo, sono andato a guardare, c'è anche un piccolo villaggio. Ora come ora però, allora, intanto ho finito tutta la roba da mangiare, ho squartato mucche, pecore, eccetera, per venire. Fortunatamente che adesso tutti gli animali praticamente danno cibo, e quindi è molto facile, diciamo, sopravvivere. Però sapete com'è, è un po' un casino. Specialmente perché abbiamo settato la difficoltà su hard potente in cuore, e adesso è molto molto difficile, perché magari ogni tanto ti sbagliavi, mettevi su normal e la vita scende, cioè la fame più che altro scendeva in modo molto molto più lento. E invece adesso, cioè, 5 minuti e già sta a 3, non va bene. Sto prendendo del carbone perché ci serve per cuocere le cose. E nulla di niente, morirò qui solo senza nessuno, aspettando conigli che vengano a farmi compagnia, e poi io li ucciderò e me li mangerò. Che vita orribile che ho. Che vita orribile che rippa. Eccolo il bastardo, eh. Ora si sta infilando. No ragno, pensavo fosse una medusa. Non venire qua che è brutto. È un posto orribile. Non è per te, i ragni piccoli come te non devono venire qua. Ecco, bravissimo, anche tu vieni qua, vai dal tuo amico che non potete stare da soli, quindi adesso ti mando all'inferno con lui e fate amicizia di nuovo. Allora, lì c'è il villaggio che vi farò vedere tra poco, però la casa che volevo fare la volevo fare dove cazzo sei, zombie. Ti ho sentito? Eccolo qui, non è uno zombie, è un creeper, ma è la stessa cosa alla fine. Solo che questi esplodono e non hanno le braccia, eh? Hanno un fottuto bacino che è lungo quanto, non dico cosa perché è una cosa oscena, però è lunghissimo. Allora, questa sarà praticamente tu scheletro, cosa ci fai lì sopra? Non sei autorizzato. Comunque la mia mini base la farò qua, ci metto già la chest perché la chest fa figo, cioè c'è una chest qui dentro, sei un figo della madonna, se non ce l'hai fai schifo e devi esplodere, ma fa nulla, io non esploderò mai perché io ho l'antiesplosione nel mio corpo, c'è una siringa alta 3 metri che ti infilano nel braccio e te non esplodi più. Si sono scordati di fare le creeper, ma fa nulla. Allora, facciamoci anche una mini workbench. Mini, no. La workbench è sempre uguale. Non è che c'è una mini workbench, una super mega workbench distruttrice dell'universo. C'è solo uno. Deve rimanere questa. Ok. Purtroppo è notte. Purtroppo è notte. Notte. Madonna, non so parlare più. Cos'è successo mi? Bene. Devo prepararmi per l'attacco dei giganti. No, per andare ad attaccare il villaggio e impadronirmene in modo epico. Per fare la spada ci vuole la roccia. Per fare la roccia ci vuole pickaxe. Per fare pickaxe ci vuole legno. Mortacci tu, non ci vuole legno! Muori! Ti prego! Muori! Per fare pickaxe ci vuole il legno, quello di bitch, perché fa schifo, perché fa schifo, io bitch. E poi a bitch,
Deve estinguersi, così aiuto un po'. Ripa estinguere la beccia, non sai cantare. Ritirati, vai a morire. Perché adesso piove? Ah, perché ho cantato. Va bene, te la do vinta questa volta, natura. Anche tu, Dio. Ok, mi sono fatto il set della distruzione della morte. Ah! No, 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 no. Mi sono fatto il set della distruzione della morte, che con cui potrò vincere qualsiasi battaglia e andare a conquistare il villaggio. Sì. Ha! Ok, adesso sono pronto a combattere contro i malvagi villager della morte. Contro i villager ho detto, non streghe villager trans che non si capisce neanche se sono maschio o femmina. Ok, andiamo all'attacco del villaggio a rubargli il grano e mangiarselo perché siamo cattivi. Mio Dio, quanti fiori! Questo qui è uno di quei bioma biomosi, cioè quei biomi, quelli con tanti fiori. Perché sta piovendo? Non sento nulla, mi sento assordato dalla. Quello è un fuoco acceso da qualcuno. Ah no, è un fulmine che è cascato, ovviamente. Tanto sono così fortunato che adesso un fulmine mi colpirà e morirò. E morire adesso vuol dire farmi 3 km di strada per tornare di nuovo qui. E io non so dove sono. E questo qui è il brutto di quando sei un coglione e vai in giro. Oh, ciao Polly, Polly, volete darmi un po' della vostra energia? Beh, alzate le mani, no, sto scherzando, vi mangerò e basta. Allora, vieni anche tu qua. Voi Polly di merda, Polly spenco del cazzo, pensate che io sia stupido e vi lasci libero, ma invece no, sono malvagio e vi mangio. Va bene Creeper, va bene Creeper, non devi avvicinarti per rispondermi, va bene da lontano. Alza la mano, alza il piede più che altro. Beh, no, ferma, non diventare a tutto sparaflescioso che mi fai paura. Ah, Cribbio. Ragazzi, non ho mai fatto durare un primo episodio tipo circa 3 giorni. Che sono 3 giorni? Non di 3 giorni reali, 3 giorni di gioco. Figo, è figo, però piove sempre, tu pollo muori. Che cavolo. Tu, villager del cazzo, non devi raccogliere il mio grano! Questi villager che contadinano, io come faccio a rubargli da mangiare? Ho delle ossa, fantastico. Ok, oh, non rubare nulla, non rubare nulla, ripianta quello che devi piantare. Tu zombie, non provare ad avvicinarti al mio villager prediletto, perché lui è quello che sposerò quando sarò grande. Allora, ah, ci sono delle pecore di altri polli. Ok, polli posso mangiarmeli già da adesso. Anzi, se c'era una casa del fabbro me li potevo cuocere, però fortunatamente non c'è. Fortunatamente, dico perché fortunatamente? Perché se c'era la casa del fabbro, io facevo qualcosa di cattivo, ecco, capito? Benissimo. Cos'è quella? Una casa crollata? Cos'è? Non l'ho mai vista una casa del genere. Oh, sorry, non volevo concolpire. Ok, bravo. Visto che sei felice adesso. No, che casa è questa? Una casa. Cioè, non capisco. No, non capisco. Oh mio Dio, cibo, cibo, cibo. Mangiati, mangiati. No, oddio. Ma che cacchio? Ma cosa? Ma perché? Ma è un posto orribile questo, mi fa paura, veramente. Veramente, è pazzesco, cioè, non so se va bene così, se deve essere così o qualcos'altro, ma davvero è inquietante. Cioè, tutte case distrutte ci sono. Ce ne sarà una mezza intera, cavolo. Cos'è poi questo? Un granaio sopra una grotta? Ma che cacchio? Non ci capisco. Oh, carote, patate, volevo dire, no, carote. Ok? Carote anche, magari, grazie. Ok, siamo ricchi. Ma davvero fa un sacco paura. C'è tutto rotto lì in fondo. Poi quella strada che tutti i villager no ci possono camminare su quella strada, ovvio, no? Bravi loro, bravi. La dovete smettere di raccogliere e piantare il grano. Oh, mio Dio. Adesso ci facciamo una workbench e ci facciamo i panini. Anche se preferirei fare il pane con il forno, perché il forno. Cioè, il forno è quello che serve a fare il pane. Cioè, dovrebbero fare una cosa del genere, che col grano ci fai la farina e con la farina ci fai l'impasto con l'acqua, con un secchio d'acqua, qualcosa, e poi fai il pane. Sarebbe molto molto più figo, secondo me. Ma non lo fanno. Perché non lo fanno? Perché sono illuminati. Tutti, guarda com'è illuminato. Guarda com'è illuminato.
Non c'è nessuno. Basta, non sei nessuno più illuminato di te. Guarda, sei il più illuminato della città. Sei fiero di essere. No, non devi essere fiero di te stesso. Vai, vai, guarda. Ti disillumino anche, perché non ti meriti neanche di essere così illuminato. Vai, ti do un papavero, vinci la lotteria. Bastardo. Tu Pollo, muori perché sei me. No, non è me, però vuole morire, basta. Ok, Paper, va bene. Tu vuoi la Wit per un po' di cose. Comunque questo villaggio può tornarci utile e lo sfrutteremo un'altra volta, sperando che non ci uccidano, perché mi fanno paura quelle case strane, tutte contorte. Mamma mia, neanche fossero, che ne so, possedute. Le case possedute dal demonio sono quelle. Le case possedute. Ho un cuore. E un cuore non è bello avercelo, specialmente quando sta piovendo di male e cose varie. Però fa niente, fa niente. Allora, io direi che, visto che abbiamo fatto molto in questo episodio, quindi abbiamo esplorato, abbiamo visitato un villaggio, abbiamo fatto tante belle cose, posso anche finirlo qui. Quindi al prossimo episodio di Minecraft, che sarà l'episodio 2, ricordatevi di lasciare un mi piace, magari passare anche per la pagina Facebook, dove vi aggiorno su cose prettamente inutili, ma che possono esservi utili in un futuro lontano. E nulla, già dal prossimo episodio avrò sistemato un po' quel posto, avrò piantato un po' di alberi normali oltre alla birch. E niente, spero che vi sia piaciuto un minimo. Ditemi cosa fare, datemi consigli. Al prossimo video, ci vediamo quando tutti muoiono, tranne oggi, perché è bello la giornata. No, non è vero, piove di merda, cazzo. Pu, 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 pu.